Comunque assurdo, io mi sporco solo con la salsa al cioccolato, sempre, ogni giorno, ogni felpa, ma non è possibile, se è solo con quello, non mi sporco con altro. Si accettano scommesse su ciò che mangerò a colazione e per il resto della mia vita essenzialmente, visto che ci sono cachi ovunque. Finché il tempo regge, noi torniamo qui a lavorare quando possibile. Io mi sto dedicando completamente all'AIA perché, non so, l'ho resa un mio obiettivo di vita, liberare tutto, e rispetto all'altro video già si vede la differenza. Che soddisfazione! Mentre Jimmy è quello che utilizza la motosega, io non l'ho aiutato, ma ci sto ben lontana. Ha potato un pochino quest'albero perché, se vi ricordate, veniva molto in mezzo e adesso è lì a potare altri alberi. Lui l'ha detto alla potatura. Ciao potatore! Nel mentre che strappo queste erbettine vi racconto, praticamente siamo a dopo pranzo, quindi oggi per la prima volta da quando abbiamo iniziato qua i lavori abbiamo mangiato dentro perché è brutto tempo, fa un pochino freddo ed è bigio. E abbiamo mangiato in cucina, nella mia vecchia cucina di mia nonna, che mia mamma ha un pochino risistemato così su una panca, eccetera. Voi non avete idea, dentro è rimasto com'era. Cioè, praticamente i miei nonni hanno traslocato da qui a Padova, lasciando la casa con l'intenzione di tornare, però dopo poco mia nonna è stata male e praticamente, vabbè, mia nonna non è mai più tornata. E invece mio nonno è tornato però raramente perché comunque gli faceva star male stare qui, eccetera. Quindi la cucina, la casa e tutto è, non so, tipo freezed. E praticamente ero lì che stavo mangiando e siccome da quando ho letto il libro di Mindful Eating cerco di fermarmi mentre mangio, guardarmi un attimo intorno, respirare, essere più consapevole del fatto che sto mangiando, mi sono fermata, ho alzato gli occhi, ragazzi, mi sono rivista 20 anni fa. Cioè, io seduta a quel tavolo, in quell'esatto punto, perché quello era il mio posto, a mangiare e cioè, ho alzato gli occhi e ho detto, ragazzi, io non mangiavo qui da 15 anni. Cioè, e non so, ho rivisto mio nonno, ho rivisto tutto, è stato bellissimo. E non lo so, è come se... Cioè, ora non voglio dirlo per sembrare troppo romantica o troppo cheesy, però è come se quello che stavo mangiando avesse acquisito tutto un altro gusto, cioè avessi ricordata
non so, dei piatti che faceva mia nonna, del vitello tonnato, del gnocchi alla romana, che non c'entrava nulla con quello che stavo mangiando le uova e il riso. Però veramente, cioè, che bello. Che bello, mi piacerebbe davvero tanto riuscire a sistemare tutto e ritornare a vivere, perché potrei creare dei nuovi ricordi, invece di lasciare solo dei ricordi un po' tristi, perché vabbè, poi magari un giorno vi racconterò, ma la storia è un po' triste, e chissà. Nel frattempo sto portando avanti Laia. Dopo 2 giorni interi, Laia si presenta così. Che differenza, oh, che soddisfazione. Qui il bordo tutto bello pulito, qui ancora qualche erbetta, ma la soddisfazione più grande, guarda le zolle, oh, oh, guarda, vabbè, godo, guardala! Sognavo di fare questa cosa tutto il giorno. Visto che siamo in fase di Covid, abbiamo le mascherine, ci possiamo mettere? Aiuto! Abbiamo gli alveari pure, olè! Olè! Siamo riusciti a ottenere il camino! Allora, quello è in plastica. Un bilanciere! Ci arrivi? Ah, aspetta! Silvia, sono un koala! Non ci arrivi, vero? Però mi raccomando, schizza via appena l'hai preso. Dai, brava, brava, brava! Tira, vieni! Brava, brava, ora passa qui tranquilla, brava! Bella tolta! Allora, in questi giorni, cioè questi sono giorni un po' particolari in cui ci sentiamo un po' sospesi, siamo qui e stiamo cercando di trarre il più possibile da questa situazione di stallo, diciamo, per questo ci stiamo impegnando. Grazie Luna. Ci stiamo impegnando molto in campagna, ma in realtà andiamo lì principalmente soltanto nei weekend, perché durante la settimana stiamo qua a Padova, io lavoro, porto avanti i miei progetti, cioè in realtà mi ci devo molto focalizzare perché sono un po' un caos in questo periodo, però insomma l'intenzione c'è tutta. Diciamo che non sto facendo tanto, ragazzi, quindi portarvi nelle mie giornate a casa, dove sto principalmente tutto il giorno al computer, mi alleno sempre in casa e sto in famiglia, non è molto interessante. Per questo cerco di vloggare quando andiamo in campagna, perché a mio parere potrebbe farvi staccare un pochino la testa, magari vedendo qualcosa di diverso. E nulla, io concluderei qui questo video. Se vi è piaciuto fatemelo sapere, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!